Mappatura dei plugin in Pro Tools usando un controller vecchio ma sempre valido, il Mackie C4. Oggi vediamo il Teletronic LA2A Legacy di Universal Audio e vediamo come ho mappato l'input gain e il peak reduction. Ho assegnato questo encoder all'input gain, questo al peak reduction e questo all'on-off del compressore. Quindi questo qua è il quinto, diciamo, dell'ultima riga, quindi questo qua muoverà quel parametro. Ok, e questo qua viene mosso da questo. Il penultimo knob è l'on-off del compressore. Sentiamolo in azione. On-off, che è più veloce del bypass. Figo, vero? Questo mi velocizza tutto il processo di mix. E il bello è che lo posso fare anche su Logic, su Ableton, su Reaper, su ogni DAW. Se vuoi sapere come ho fatto, scrivimi nei commenti e seguimi su tutti i social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sono ovunque.